C'era bisogno di un po' di energia da immagazzinare. Il fisico e soprattutto il morale non possono che trarne beneficio. Si parla ancora dell'ottima prova di Lentini alla sua prima vera partita in azzurro. Il Granata ha mostrato un'autorità che lascia ben sperare per il futuro suo e della nazionale. Troppo emozionato forse il vero esordiente, Gennaro Ruotolo, che ha stentato a trovare la giusta posizione in campo. Una furia invece Ruggero Rizzitelli, che ha segnato uno splendido gol e ha dato parecchio fastidio alla difesa danese. Nella mattinata gli azzurri hanno sostenuto un leggero allenamento sul campo del Litros Plaza a Malmo, per poi puntare decisamente verso il nord della Svezia, a Stoccolma, dove domenica giocheranno la finale per il primo posto. Beppe, senti, tu non c'eri nella partita fatidica contro la Norvegia. Come hai ritrovato questa nazionale ieri contro la Danimarca? Ho trovato abbastanza bene, però l'avevo vista bene anche nella trasferta ad Oslo. E purtroppo lì è stata un pochino sfortunata, ha subito subito gol e sai benissimo che dopo diventa tutto in salita. Quanto riguarda ieri, ho fatto una partita attenta nel primo tempo, poi nel secondo ha cercato di colpire così l'avversario che secondo me era un pochino calato fisicamente. Sta lentamente ritrovando la sua identità. Ruotolo, ma soprattutto Lentini e Rizzitelli garantiscono invece un futuro abbastanza roseo. Insomma, a dispetto di molti, un gruppo unito di giocatori che ha fatto quadrato in un momento difficile e che domenica a Stoccolma, con inizio alle ore 18, giocherà la finale di questo torneo quadrangolare svedese contro la vincente di Unione Sovietica e Svezia. Come si riesce a giocare in questo momento in nazionale? È forse uno dei momenti più difficili della nazionale? Ma no, perché nonostante tutto riusciamo a essere ancora sereni, ancora tranquilli, perché noi giocatori, insomma, tutta la conduzione tecnica, abbiamo la coscienza a posto, non ci sentiamo assolutamente in bilico sotto esame, se non dal punto di vista professionale. Cioè, più che dimostrare il valore tecnico, dobbiamo dimostrare professionalità, e quella direi che anche stasera non è mancata.